Io sono qui, dove infinite forme nascono da colori generanti forme infinite. Io sono qui, dove il pensiero si perde nel mistero di colui che non ha forma. Io sono qui. Di San Francesco ad Osimo ad ospitare la mostra del pittore cameranese Roberto Rabini. Il tema proposto dalla personale dell'artista infatti è quello delle laude di San Francesco e trova perfetta collocazione nello scenario del chiostro osimano. Le tele assumono il tratto universale con un cromatismo armonico e diffuso, ma ugualmente essenziale, quasi a richiamare l'universalità stessa del cantico di San Francesco che esalta fortemente la creatività e l'ingegno dell'artista. La plasticità e l'essenzialità delle forme è valorizzata dal segno, sempre energico ed incisivo, e dall'uso dell'oro che illumina il cromatismo. Roberto Rabini, oltre a essere un valente pittore, è anche un ottimo poeta e risulta strano che la sua produzione letteraria sia ancora interamente inedita. Negli anni passati l'artista cameranese ha ottenuto personali nelle Marche, in gran parte d'Italia, nonché nel 1979 a Parigi. La mostra potrà essere visitata fino a lunedì sera. La poesia per mio padre ha rappresentato uno strumento espressivo molto più intimo e riservato riguardo alla pittura. E mio padre ha dipinto tantissimo e invece i suoi scritti sono pochi e noi li abbiamo, alcuni li abbiamo scoperti subito dopo la sua morte, e quindi lui scriveva quasi di nascosto, in modo riservato. Scriveva, noi non lo sappiamo perché lui stava nella sua bottega e dalla mattina alla sera, e quindi poteva scrivere di mattino, il pomeriggio. Il tema principale comunque è il mistero dell'umanità. E lui lo scrive raccontandolo attraverso i personaggi che ha conosciuto e i luoghi che ha vissuto. Lui leggeva di tutto, era un amante della lettura e leggeva avidamente. Quando lo andavi a trovare era sempre lì che sfogliava e leggeva i suoi libri. E era amante della storia dell'arte tantissimo, che conosceva perfettamente, storia, letteratura e anche filosofia. Però quello che più lo aveva appassionato era il Medioevo. Il Medioevo, che poi è stato anche fonte di ispirazione artistica per lui, tant'è vero che per quello che riguarda la poesia lui amava soprattutto il cantico delle creature di San Francesco e il Petrarca. Il poeta che più lo affascinava era Borges, tant'è vero che in calce alla dedica nel suo libricino Gli autunnali troviamo proprio citata una frase di Borges: ognuno di noi è nessuno all'infuori delle proprie circostanze.
La mia impressione è che mio padre scrivesse per se stesso, per riordinare un po' i suoi ricordi. E nei suoi scritti ritroviamo personaggi familiari, amici, ma anche la solitudine dell'uomo di fronte al mistero della creazione e della morte. Il paese di Camerano aveva un ruolo centrale, nelle poesie di mio padre. I ricordi dei personaggi e delle cose vengono tutte collocate, nella piana. E non solo, ma anche in altri luoghi del paese, come fuori porta, come le grotte. Mio padre amava moltissimo il suo paese, tant'è vero che sia nella poesia che nella pittura ritroviamo sempre Camerano e la piana. La piana, vuota, assolata, ma vibrante e viva, consuma il giorno nel ronzio costante di cucitrici stralunate, dietro tende di juta, ogni tanto bagnate. L'ombra di un olmetto appena rinfresca, una pista per palline calpestata da qualcuno. La piana è importante sia nella poesia che nella pittura. Tant'è vero che nella poesia è citata diverse volte e nella pittura, quando non ha un ruolo centrale, il paese di Camerano viene comunque posto in fondo ai dipinti. La poesia e la pittura sono correlate tra di loro, perché raccontano la stessa esperienza che mio padre ha avuto, però utilizzando strumenti diversi come la scrittura, come il pennello per quello che riguarda la pittura e anche la musica che lui amava molto. Amava anche comporre delle musiche riguardanti il paese. La pittura di mio padre nasce da schizzi fatti con il suo blocchetto e la sua penna a china, ritraendo scorci del paese, non solo, ma anche dei paesi limitrofi, o anche personaggi, donne che davanti a casa parlavano o cucivano, quindi li rappresentava. E da questo poi è passato a dipingere con l'olio su carta e poi conseguentemente olio su tela, sia a spatola che a pennello, e poi all'utilizzo dell'oro e quindi ha attraversato diverse fasi utilizzando tecniche diverse. La piana è rappresentata nella maggior parte dei suoi quadri perché era il luogo a lui più caro, dei suoi ricordi. E infatti attraverso i suoi quadri noi vediamo gruppi familiari con le mamme, i figli, donne che cuciono, donne che si lavano i piedi dopo una giornata di stanchezza. E i volti sono rappresentati in parte, appena accennati, perché secondo mio padre chi guarda il quadro lo interpreta a proprio piacimento, vedendoci la tristezza, la gioia, ciò che uno vuole. L'oro caratterizza un lungo periodo della sua arte e lui si ispirava soprattutto all'arte bizantina. E ha utilizzato la foglia d'oro non per motivi religiosi, ma per mettere in risalto le figure che dipingeva. A mio parere, la religiosità non è un tema centrale nelle opere di mio padre. Secondo me, i temi principali sono i ricordi, gli spaccati di vita vissuta. Tant'è vero che nei quadri che rappresenta le donne della piana c'è tutto il suo vissuto. Non so, quando dipinge
le stanze della memoria con i vari personaggi, racconta la sua storia da bambino fino all'età adulta. Ecco questo, però posso dire che alcuni quadri sono stati da lui realizzati sul tema religioso, come ad esempio il Cristo morto che si trova al Museo di Serra Petrona. San Francesco ha avuto un ruolo importante in una delle fasi della sua pittura e soprattutto quella che riguarda l'astrattismo. E attraverso le laude di San Francesco ha realizzato dei dipinti che poi è esposto ad Assisi per un mese. Quando andava a Assisi tutti i giorni e ogni volta che tornava a casa diceva: quanta umanità ho incontrato oggi. Ed era felice e raccontava, perché lì andavano persone che a chiedere aiuto, no, a San Francesco, quindi genitori con i bambini con le handicap, e quindi lui ci passava le ore a parlare con queste persone, gli regalava in continuazione i quadretti, di venire a casa molto felice perché loro avevano dato tanto a lui più che lui a loro. Amava San Francesco perché era semplice, amava le cose semplici, e quindi anche lui era così. Era una persona umile, quindi si rivedeva forse in San Francesco per questo. Mio padre ha esposto in molte gallerie italiane, per esempio a Forlì, ad Assisi, a Foggia, a Milano, a Bari, e una volta è andata anche all'estero, a Parigi. E quella di Parigi è stata una cosa un po' particolare, perché era stato contattato da un'agenzia che aveva scelto alcuni pittori e quindi andavano a Parigi a ritirare un premio. Un'altra mostra che lui raccontava sempre con piacere era quella di Forlì, dove il curatore della mostra aveva spento tutte le luci e la mostra riguardava i quadri con loro. Quindi lui era fuori con le persone che avevano invitato e con questa luce soffusa, cioè non c'era luce, c'era solo la luce della strada. E quindi si vedevano i riflessi di questi quadri e tutti sono rimasti incantati. Infatti i quadri in oro sono belli se posizionati in un certo punto della casa con una luce particolare, hanno un effetto bellissimo. Un'altra mostra è quella d'Assisi, dove all'inaugurazione c'era una signora che suonava un gong e quindi l'atmosfera era magica, si può dire mistica, insomma, e a lui era piaciuta molto. Ha fatto poche mostre collettive, però per esempio agli inizi della sua carriera artistica faceva delle estemporanee e andava nei paesi limitrofi a dipingere, no? E lì ha conosciuto altri artisti e insieme alle famiglie, ecco, si stava tutti insieme, i bambini giocavano mentre loro dipingevano, e si aspettava la fine della giornata per sapere chi aveva vinto, no, un premio o no. E mio padre, io sempre molto orgogliosa, vinceva sempre un primo o un secondo premio. Quando preparava una mostra, faceva le cornici, preparava i biglietti d'invito, insomma, pensava tutto lui. Si caricava i quadri in macchina e partiva, quindi per lui era una grande gioia. E questo è uno dei biglietti che lui preparava, è un campione, però questo era un bigliettino che aveva fatto lui con carta fatta a mano, e li scriveva comunque tutti a mano. Ai Cameranesi piaceva molto l'arte di Rabini, anche perché in ogni casa sicuramente ci sarà uno o più quadri suoi. Molti li vendeva, ma molti li regalava, e le persone erano molto felici di questo. Rappresentava momenti di vita Cameranesi, quindi alla gente piaceva, il gruppo di donne, i scorci delle vie del paese, quindi la gente si sentiva identificata in questo. La banca di Camerano gli aveva commissionato un quadro da realizzare che aveva come tema gli artigiani, e quindi lui aveva fatto
di dipinti preparatori, prima su carta, poi su tela, e alla fine ha realizzato questo trittico con i vari personaggi che rappresentano l'artigiano, il calzolaio, il vasaio e il falegname. Ne hanno acquistati altri e molti mio padre li ha anche regalati. Ero qui dentro con mio padre, era venuto un signore, facevo vedere un quadro appeso e lui era seduto là. Allora entra un bambino con un signore e poi se ne vanno e io continuo a parlare. Mia madre, che era alla messa, torna, viene qui dentro e dice: hai venduto un quadro? Allora ho detto no. E dice: ma c'era un bambino, c'era un quadro così, andava a casa. E ho detto no, babbo, hai venduto un quadro? Ha detto no, gliel'ho regalato. Dico: gliel'hai regalato, ma ci sono le caramelline, qui c'è un disegnino. Ma tu non sai quanto sono felice io quando regalo. E questa è stata... Allora, il giorno dopo il padre, il nonno di questo bambino ci ha chiamato dicendo: guardate che gli ha regalato questo quadro, però se volete ve lo restituisco. E io gli ho ripetuto la frase di mio padre. Faceva dei bei quadri, me li faceva vedere, cosa ci posso fare qui, cosa, capito? Io gli dicevo qualche cosa che mi veniva in mente, e lui faceva, dopo me ne dà qualcuno, e così siamo andati avanti. E se andava in bicicletta, sì, ci andavo spesso, quasi tutti i giorni, facevo tutte le salite immaginabili. Andavo a Porto Novo, venivo su da Porto Novo, andavo al Monte Conero, poi sai dove scendevo? Scendevo dalla parte di là dove non c'è strada, niente, c'è dei stradellini che arrivavo giù finito. Lui era un po' più pazzi, andava via proprio un po' più forte. Beh, lui anni lo frenava. Parlava, chi conosceva lui parlava tanto. Ma se era una persona che non conosceva, la teneva sempre lontana. E sai quanto sono distante da casa c'era lui? Eccola, da qui a lì. Voglio dire, ci si incontrava sempre, tanto lui, tanto il figlio, tanto la figlia. Sono stato... alzai dalla piana quanto ci sei stato. Era come adesso. Non è che c'era... c'erano tanti negozi, capito? Panetteria, tante cose. Merceria. Invece, niente, adesso così. Prima ci si conosceva tutti, ci si parlava, si incontrava. Oh, ciao, bla, bla, bla. Adesso tutti i musi, boh, non va così. E poi che con tutti i negozi, tutte le cose, è sparito tutto. Roberto Rabini nasce a Camerano nel 1924 da una famiglia di commercianti e erano 7 figli. Aveva fatto il ginnasio e lo fece per 3 anni, e poi una giornata d'inverno nevicò e la professoressa che entrava a scuola cadde in terra e lui trovò l'occasione per prendere una palla di neve e tirargliela. Il preside lo vide dalla finestra e lo espulse da tutte le scuole del regno e quindi non poté più frequentare la scuola. Lui nasce come commerciante, come i suoi genitori, e conseguentemente decise di aprire un'attività artistica che si chiamava Incisarte, poi Italarte.
dove faceva incisioni artistiche e realizzava dei biglietti murali con carta fatta a mano da lui, con raffigurazioni di opere di artisti famosi. E con l'arrivo della pensione invece decise di dedicarsi completamente alla pittura. Dipingeva per il piacere di creare e difficilmente realizzava delle opere su commissione. La passione per la pittura ce l'aveva già dentro di sé, comunque da ragazzino girava col suo blocchetto e la sua penna e faceva degli schizzi rappresentando i luoghi dove lui viveva e poi nel tempo con la macchina, utilizzando la macchina, andava nei paesi limitrofi e disegnava gli scorci dei paesi. Manie non ne aveva, però quando aveva mal di denti, secondo lui diceva che era uno stimolo a creare e quindi realizzava più dipinti. Principalmente ascoltava musica classica, amava Tchaikovsky, Ravel, il bolero di Ravel e anche un'altra musica triste, che adesso non ricordo il nome, che riguardava un funerale di una bambina morta, però era una musica molto bella e struggente. E una delle musiche che lui ascoltava spessissimo era l'Ave Maria di Schubert. Ha vissuto la guerra, e era un ragazzo di 20 anni, quindi l'ha vissuta a pieno. E ricordo che abbiamo ritrovato uno scritto dove lui raccontava un episodio capitatogli durante proprio la guerra, quando insieme a un amico andò a soccorrere dei feriti. Amava moltissimo la bici e quando si costituirono dei gruppi a Camerano con l'Austerity, lui si aggregò a uno di questi gruppi che si chiamava il Pedale Cameranese e tutte le domeniche partiva e facevano tantissimi chilometri. Questa passione è rimasta nel tempo, andava in bicicletta con i suoi amici, uno di questi era Marcello di Piastrellin, il suo amico Marcello di Piastrellin. Aveva una passione smisurata per la bici e anche per la box. Per la box aveva costruito da solo un sacco che si teneva nel suo laboratorio, ogni tanto da sopra, noi abitavamo sopra, si sentivano i colpi. Non era una persona attiva politicamente né socialmente, preferiva stare nel suo laboratorio a dipingere. Poteva sembrare una persona solitaria, un po' chiusa, ma poi quando iniziava a parlare era come un fiume ed era un piacere ascoltarlo. Infatti molte persone lo andavano a trovare nel suo laboratorio e passavano del tempo con lui. E i suoi luoghi preferiti erano i luoghi dove lui aveva vissuto da ragazzo, quindi la piana, fuori porta e anche il bar vicino al campo sportivo dove con i suoi amici andava a prendere un caffè. Sdraiato in un sedile di pietra, il cielo mi appare in brevi campi blu, che il leccio incombente, bonario, concede a stelle silenziose. Per me, io lo vedevo come padre, chiaramente, non come artista. Adesso che non c'è più, sento il desiderio di mettere in luce questo aspetto di mio padre come artista. Quello che io ho notato come artista era la sua sensibilità e questo a me piaceva tantissimo. Adesso mi manca. Come padre e anche come artista, però spero con questo documentario di poter
di poterlo celebrare. Capivo che quello che faceva era una grande passione e un grande desiderio di esternare i suoi pensieri, i suoi ricordi, i suoi dolori, le sue gioie. Io apprezzavo moltissimo mio padre e avevo voglia di imitarlo, però avevo paura del confronto e quindi non l'ho mai fatto. Ho sempre sentita la sua presenza, però era una presenza non né invadente né cercava di sopraffare i nostri pensieri, le nostre idee. Delegava comunque mia madre a questo compito sull'educazione. Mi ricordo quando lui amava molto questo giardino, ci stava spesso, e leggeva libri o parlava con noi, e mi ricordo ultimamente, stiamo parlando sempre dell'ultima fase della sua vita, che leggevamo insieme una volta uno, una volta l'altro, un libro di uno zio che vive a Buenos Aires, e ha scritto un libro un po' della sua vita, e quindi iniziando dalla sua vita di piccolino a Camerano e dal suo emigrato in America. Ed era scritto in spagnolo, quindi lo leggevamo un po' lui, un po' mio fratello e anche qualche volta anch'io, e lo traducevamo, ed era un'atmosfera molto bella. Le cose particolari che avevamo dentro casa e che riguardavano lui era una tavolozza che si era fatto costruire, un tavolo a forma di tavolozza dove noi mangiavamo, e intorno, tutto intorno al bordo, erano disegnati verdura e frutta. E poi avevamo anche una botte che fungeva da bar, e lui l'aveva decorata con tutte figure di tutti i paesi del mondo, con abiti di tutti i paesi del mondo. La fontanina è uno dei luoghi a lui cari. Da anziano andava a lavare la macchina, ci andava a lavare la macchina e a ricordare. E quando passavamo insieme mi diceva: qui io ho passato gran parte della mia gioventù, ci divertivamo tantissimo perché facevamo i tuffi. E io allora gli chiedevo: ma come fai a fare, come hai fatto a fare dei tuffi in un'acqua bassissima così, no? di 5 centimetri, ci facevamo i voli ad angelo. Con mio figlio è stato un nonno speciale, perché lo veniva a prendere tutti i giorni per portarlo a scuola, gli aggiustava la bici, costruiva gli aquiloni, e quindi Luca per lui stravedeva. Io la relazione con mio padre l'ho rafforzata quando era anziano e io ritenevo che aveva bisogno di me. Quindi ho cercato di stargli più vicino possibile e lì ho scoperto questo grande sentimento che ci univa. Ci univa, ma forse era inconsapevole, presa dalla vita, dalla mia famiglia, da altre cose, ecco, non l'avevo approfondita. Invece poi, approfondendo, ho capito che ero fatta anche come lui. Mio padre mi ha insegnato la generosità e l'umiltà, essere sempre buono verso gli altri e accettare e apprezzare le altre persone. Ho cercato attraverso i social di contattare le persone che avevano acquistato o avevano avuto per dono quadri di mio padre, perché mi sono resa conto di aver perso molti dei suoi dipinti e mi piaceva fare una raccolta di questi. Quindi ho cominciato a contattare le persone che pensavo avessero i suoi quadri e molti hanno risposto mandandomi i quadri che avevano in casa, e quindi ho cominciato questa raccolta. Ho aperto una pagina su Facebook e quindi ecco, ho tentato maldestramente di ricostruire un po' la sua carriera. L'ho fatto per un mio desiderio di conoscerlo ancora di più, perché molti quadri, molti suoi dipinti io non sapevo che li avesse fatti, quindi è stata una scoperta, una gioia per me.
ritrovarli. Per me l'educazione artistica nella scuola è importantissima. Infatti ai bambini che ho avuto in tanti anni di scuola dell'infanzia io ho trasmesso la mia passione per la pittura. Insegnavo loro tecniche, modi di fare, di dipingere, ma quello che mi interessava più di tutti era che con la pittura i bambini potessero esternare i propri sentimenti. L'ultimo giorno l'abbiamo accompagnato in camera, io l'ho abbracciato e lui mi ha sussurrato "ti voglio bene" e poi il mattino dopo non c'era più. Se oggi tuo padre fosse qui, cosa gli diresti? Lo abbraccerei e gli direi "ti voglio bene" come mi diceva sempre lui, anche l'ultimo giorno che ci siamo abbracciati. Questo documentario per me è stato bellissimo, molto importante, perché attraverso Conci e Angelo sono riuscita a far riaffiorare nella mia mente ricordi, emozioni, sentimenti che mi legavano a mio padre e che mi legano tuttora. E io umilmente ho partecipato a questo documentario per celebrare Babbo e ho cercato di dare questo messaggio con la semplicità che mi appartiene, perché non sono un critico d'arte, ma l'ho fatto solo e esclusivamente come figlia. Ho disceso le scale del ricordo, ho immerso le mani nella memoria, ho rimestato a larghe dita fin nel profondo, ad irretire molliche, grovigliate nell'oblio.